ma c'è un altro personaggio nella storia dei fumetti che probabilmente potrebbe interpretare meglio il ruolo del maggiordomo. E questo è tratto da Batman Begins, dove c'è appunto Alfred, che è il maggiordomo di Bruce Wayne, che lo salva dalla casa in fiamme. Quindi praticamente abbiamo da una parte una casa elettronica automatizzata e da una parte una persona umana che è una delle persone più affidabili su cui uno può sempre contare, che anche nel caso Batman è finito sotto una trave incendiata ti viene a salvare. Questo è Batman. E quindi qui vanno per la Batcaverna. Ok, Alfred tende ad unire i due concetti: casa elettronica, affidabilità di una persona. Il nome Alfred in realtà è un acronimo e significa Automatically Care for Remote Electrical Devices. Questa sigla, questo acronimo, in effetti va diviso in due parti: Automatic Linker, cioè un collegatore automatico di oggetti che possono essere, questi oggetti sono elettrici, quindi intesi come dispositivi elettronici e proprio elettrici, quindi di potenza, tipo una lavatrice, controllati in maniera remota. E questi oggetti sono collegati tra di loro tramite Alfred, in maniera automatica. Vediamo quali sono i principi su cui si basa. Allora, Alfred è un sistema componibile per la domotica. Questo componibile significa che sono varie parti che si possono montare insieme in varie maniere. Poi un altro principio è che deve essere low cost, deve essere low power, cioè non deve pesarci sulla bolletta di casa, deve essere facile da configurare, cioè un utente che non ha mai visto un computer o peggio ancora un sistema automatico di domotica sa come si fa a fare. E deve essere anche facile da costruire, cioè ci vogliono pochi elementi per poterlo mettere in funzione. E tutti questi punti sono stati presentati a una challenge fatta dalla Wizinet. Questa challenge praticamente ha portato poi Alfred a una menzione speciale come un progetto interessante. Questo praticamente è stato ufficializzato ieri sera, cioè ieri a mezzogiorno negli Stati Uniti. Vediamo adesso come funziona proprio questo sistema. C'è un core centrale chiamato Alfred, che è la centralina che gestisce tutto l'impianto di casa. Alfred è collegato a dei dispositivi, devices, che possono essere switches, cioè interruttori, o sensors, sensori. Tutti questi dispositivi sono collegati tramite protocolli radio, quindi non c'è bisogno di avere un cablaggio per il sistema domotico. Dall'altra parte esistono controls, cioè i controlli remoti, c'è Robin e c'è Voice. A questo punto praticamente possiamo suddividere Alfred in due parti, una connessa al mondo, quella di Robin e Voice, che sono le interfacce che abbiamo, e un'altra in local, cioè quella della rete locale domestica. Allora, questa qui è la prima versione, la seconda versione, la 002 Alpha, che aveva un core basato sulla scheda nucleo, quella che probabilmente chi ha seguito il workshop stamattina ha visto in funzione. Dopo vari problemi riscontrati, si è poi pensato bene di passare alla versione 003, dove il core è un embed per la sua stabilità. Naturalmente la nostra applicazione domotica deve essere stabile, non vogliamo che la nostra casa non è più gestibile. E possiamo notare che c'è un adattatore SPI Ethernet della Wizinet, che era richiesto per la challenge, una TNXB per gestire la rete locale, e poi c'è un SD su cui si posizionavano tutti i file di configurazione della rete. Questi file in effetti sono per la configurazione dell'NTP, cioè dell'orario di Alfred, della configurazione dei server, e infine vengono salvati anche i dati del linkaggio di tutti i dispositivi remoti. I dispositivi remoti sono stati sviluppati soltanto attualmente gli switches e prossimamente saranno implementati i sensors, e come possiamo vedere sono basati su Arduino, hanno 4 uscite, 3 digit, quindi abbiamo un display, hanno sempre un XP per la rete locale, e in più
sono molto più affidabili dei relay elettromeccanici che conosciamo. E questo è un esempio. Qui praticamente c'è una lampadina collegata a dei relay a stato solido e vediamo un device che è collegato direttamente nella linea elettrica casalinga che in remoto viene pilotato dalla centralina di Alfred, quello che abbiamo visto prima. Allora, vediamo come funziona Robin. Robin significa Remote Object Bidirectional Interface Network. Cioè, è un'interfaccia per comunicare con Alfred e real time, cioè premo un pulsante sul Robin, automaticamente in tempo reale, cioè con un lag massimo di mezzo secondo, vedrò la luce di casa accesa o un altro dispositivo acceso. Quindi tutte le configurazioni sono rapide. È portable perché è basato su HTML5. A questo punto posso metterlo su un mio disco di rete remoto, non ho bisogno di installare niente, può funzionare da qualsiasi dispositivo, sia telefono, sia computer, sia tablet. Configura la rete locale perché tramite Robin è possibile inserire nuovi dispositivi reali. Quindi abbiamo un'interfaccia in HTML5 che in questa versione comunica con dei server embed che hanno tornato, quindi tramite il protocollo WebSocket. A questo punto Alfred comunica con tal server e permette la comunicazione tra Robin e la centralina. Quindi da qualsiasi parte del mondo io mi trovi, posso vedere cosa sta succedendo a casa mia o posso decidere di impostare funzioni per la mia casa. Questa è la schermata di Robin nella versione 0.0.2 alfa, attualmente è così. Quindi vediamo che ci sta ad esempio un ID del dispositivo, una descrizione degli interruttori, poi è possibile selezionare dei timer, è possibile cancellare dei dispositivi, quindi rimuoverli. E poi vediamo che già sono stati implementati almeno sull'interfaccia i sensori. Ad esempio c'è praticamente una luce esterna per vedere quant'è e c'è la percentuale. Tutto questo può funzionare praticamente su qualsiasi dispositivo di interfaccia. Come funziona praticamente il collegamento dei dispositivi? C'è un'apposita libreria che si chiama ALI, Automatic Linked Interface. Allora, supponiamo di avere una centralina Alfred con dei dispositivi collegati. A questo punto abbiamo un nuovo dispositivo che vogliamo collegare. Andiamo su Robin e clicchiamo su Add New Device. Premendo, vediamo il nostro dispositivo, premiamo praticamente il suo pulsante. Premendo il suo pulsante comparirà un codice casuale sulla nostra piattaforma. Questo tale codice è un peering code che serve per Robin. Inseriamo dentro Robin, premiamo OK, Robin comunica con Alfred tramite i server embed e quindi abbiamo linkato il nuovo dispositivo. Tutto ciò è altamente intuitivo per una comune persona e abbiamo praticamente in meno di 30 secondi configurato un nuovo dispositivo. Questo è praticamente come si vede una schermata di quando si sta facendo il peering. Posso inserire praticamente una descrizione del dispositivo generale e poi posso mettere device support, cioè ciò che posso pilotare, mettendo anche una descrizione. Allora, fino a mo' praticamente è ancora un progetto primordiale. Quali sono i prossimi sviluppi sul quale Alfred tende ad andare? Prima cosa, versione 0.10. Ancora un alfa, ma è basato su Arietta G25, che è questa scheda. Quindi molto più piccola di quello che abbiamo visto prima, che erano queste qui. Vediamo un poco, questa piattaforma è molto nuova, è fatta da un'azienda italiana chiamata Acme System, è nota per la Foxboard. Questa qui è un 3D della scheda, abbiamo un adattatore USB Ethernet per le configurazioni iniziali. Dopodiché abbiamo 40 pin di GPIO, tra cui un SPI con 4 canali hardware selezionabili fino a 50 MHz. Ciò ci permette di collegare un TFT e di avere un frame rate di quasi 35 frame al secondo, che è qualcosa di grande. Poi abbiamo i 2C, possiamo collegare quindi i sensori, possiamo avere una IQS e ciò ci permette di collegarci con schede audio. UART ci serve per l'XB, perché l'XB funziona tramite UART.
e USB hub. Possiamo collegare direttamente i dispositivi USB a questa scheda, ad esempio hard disk o webcam. Andando avanti, girando la scheda, scopriamo che ha un altro adattatore già predisposto in pin, che è un Wi-Fi USB module. Cioè questa scheda già porta predisposto un modulo Wi-Fi che è altamente low cost, sta intorno ai 2-3 euro. Questo modulo fa venire subito l'idea di eliminare il cavo Ethernet che era previsto nella versione 003 e di sostituire tutto con Wi-Fi, visto che ognuno a casa ha una rete Wi-Fi. Andando avanti vediamo che ha un supporto per SD fino a 64 giga, dove quindi possiamo memorizzare i nostri dati, ma possiamo memorizzare anche parecchi dati, e c'è anche il sistema operativo. Il core principale, abbiamo anche un user LED che inizia a lampeggiare quando la scheda è attiva, e abbiamo una user button, questi qui sono configurabili, non so se nella versione saranno utili o no, versione 0.10. Qui abbiamo il core principale, che è un ARM9 a 400 MHz della Atmel. E abbiamo 256 MB di RAM di DDR2. Tutta questa scheda è open source, è open hardware, cioè andando sul sito dell'Atmel System è perfettamente riproducibile. Ci gira Debian Wizzy 7.6. Ciò ci permette subito di pensare ad una cosa. Questa qui è la configurazione che avevamo del collegamento Robin-Alfred. Ma perché dobbiamo utilizzare dei server di embed che, per quanto possano essere persone per bene, non sappiamo mai cosa ci facciano? A questo punto, noi in casa nostra non vogliamo essere spiati. Tornando, lo spostiamo in Alfred, mettendo direttamente un server sul nostro sistema. E quindi bypassiamo i server di embed e abbiamo una comunicazione diretta tra la nostra interfaccia Robin e il nostro Alfred. Poi voice. Tramite Debian è facile implementare un controllo vocale. Potremmo subito pensare di utilizzare Google Translate, utilizzando le Google Translate API. C'è un problema, non ci piace Google, utilizziamo direttamente Debian Accessibility. È davvero facile sviluppare, possiamo iniziare a pensare di non sviluppare più semplici applicazioni che permettono di accendere luci, ma automaticamente la nostra casa potrà mandare messaggi tramite Telegram, potrebbe sincronizzarsi con Google Calendar, iCal o qualsiasi altro sistema di calendario online, perché tanto abbiamo un computer quindi possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo integrarci con Twitter e con un client mail. Ma questi sono soltanto alcuni esempi, potremmo benissimo agganciare Torrent, un servizio di NAS o qualsiasi altra cosa che venga in mente. Vediamo un poco di consumi. Allora, l'embedded PC 1768, cioè la versione 003, ha praticamente un consumo solo per la board di 700 mW, quindi soltanto la schedina. Sulla board totale 1800. Per questo inizialmente avevo lavorato sull'ST nucleo, che praticamente in totale avrebbe portato 1500 mW. Vi potrebbe subito venire in mente di dire: perché non ho messo una Raspberry Pi e ho utilizzato una Arietta G25? Perché la Raspberry Pi consuma 3 watt solo la board e potrebbe arrivare a circa 4 watt nel consumo totale. Ciò non va bene perché dobbiamo dire che questa piattaforma potrebbe essere accesa 24 ore su 24 e quindi non va bene per le nostre tasche. A questo punto Arietta G25 risulta ancora la soluzione migliore, perché abbiamo un consumo di 420 watt con IDLE 100%, con Wi-Fi in download, e abbiamo un consumo totale di 1200 mW, comprese praticamente tutte le antenne in pura comunicazione. A questo punto vediamo una linea temporale dello sviluppo. Nel marzo 2014 è nato il progetto, con una prima versione che non era come questa, cioè ovviamente era tutto in locale, non c'era una rete. Nel luglio del 2014 ho creato la versione 0.3, a marzo 2015 rilascerò la versione 0.10 con licenza Creative Commons. A questo punto ci saranno le Alfred API, che saranno delle librerie compatibili con PicXLP, Arduino e Embed per i dispositivi. A questo punto ogni dispositivo non sarà più una semplice interfaccia per accendere o spegnere qualcosa o un sensore, ma potrebbe essere qualcosa di molto più complesso che non inventerò io, ma inventeranno altre persone. A questo punto poi verrà anche migliorata l'AI,
che è, diciamo, il punto cruciale sulla sicurezza del sistema. Nel maggio 2015, con la versione nuova, che sarà la 0.15, verranno introdotti il controllo vocale, la crittografia sulla rete locale e una dev community. Quindi si può dire che Alfred, nella sua versione non più alfa, ma diciamo beta, nascerà a maggio. E la dev community sarà un gruppo di sviluppatori completamente open source, open hardware, cioè chiunque ricondividerà di nuovo tutto quello che fa, e permetterà di andare avanti nel progetto, creando applicazioni impensabili sulla domotica. Magari, non lo so, quelle creare un irrigatore, creare un feeder per cani, per dare direttamente da mangiare al cane, o il controllo di un acquario. A questo punto ricordiamo i concetti su cui Alfred sarà sempre basato. Sarà sempre open, sull'hardware e sul source, e non avrà mai, e poi mai, programmi o hardware proprietari. Sarà sicuro, proprio come il nostro Alfred maggiordomo di Batman, e anche affidabile, sempre come il maggiordomo di Batman. E deve essere soprattutto semplice, ma semplice nell'interfaccia, nel design, in tutto, perché probabilmente non saranno persone competenti che ci lavoreranno sopra, ma ci saranno persone che lo vogliono semplicemente utilizzare per avere una casa domotica che costi poco e che sia sicura. E questo è Alfred. Grazie.